e Matteo Salvini oggi in Molise. A pochi giorni dal voto regionale, il leader della Lega ne ribadisce l'importanza per la formazione del nuovo governo centrale. Intanto a San Giuliano di Puglia, Salvini dice un no secco al centro hub per immigrati. Il voto di domenica 22 aprile è decisivo per le sorti di Palazzo Chigi e della politica nazionale. Matteo Salvini, leader della Lega, ne è convinto. In Molise, prima delle due scadenze elettorali per la regione, la seconda in Friuli, domenica 29 aprile, ribadisce che le elezioni saranno importanti. Per Matteo Salvini, quindi, le dichiarazioni di Di Maio, che ha ridimensionato il voto del Molise e del Friuli, dopo averle invece ritenute importanti, significa che qualcuno a Roma comincia ad avere paura e per questo ridimensiona il vostro voto. Noi invece, ha ribadito Salvini, siamo convinti che le elezioni in Molise sono importanti a livello nazionale proprio per il Molise. Sul centro hub di San Giuliano di Puglia denuncia il leader della Lega. La sinistra vorrebbe trasformare in un centro per immigrati buttandoci dentro altri 3 milioni di euro per rimetterlo a posto. Se la Lega sarà il governo della regione Molise e del paese Italia, il centro hub non si farà. Promette, parlando anche della necessità di investire sulle infrastrutture e sulla sicurezza. In una situazione già problematica per l'occupazione giovanile con le infrastrutture ferme, la presenza di centinaia di presunti profughi in giro non aiuta sicuramente. E questi, per Matteo Salvini, i capisaldi della politica del centrodestra per il Molise.